conoscere lo stato di salute del comparto frutta dal punto di vista economico, in base all'analisi che avete fatto poc'anzi in questa bella giornata? Sì, è un'analisi di un comparto, di quello frutticolo, molto delicata sotto l'aspetto economico, perché ovviamente i costi di produzione, ma non solo in questi mesi, sono aumentati in modo vertiginoso, ma non è tanto il costo di produzione, ma soprattutto la remunerazione del prodotto. Dobbiamo cercare di fare in modo di trovare delle soluzioni, anche di rendere questo prodotto, quale la frutta, altamente deperibile, che una volta raccolta deve essere ovviamente consumata, renderla trasformabile e quindi avendo una conservabilità più ampia. Il fatto di trasformarla in purea di frutta, in pezzetti di frutta e quindi renderla fruibile anche per abbinarla ad altre produzioni come quella dello yogurt è sicuramente un progetto che può dare delle grandi soddisfazioni sia alle aziende che producono latte in primis, ma anche molto alle aziende che producono frutta, che in questo Piemonte ovviamente c'è l'imbarazzo della scelta. Quindi dal punto di vista economico, diciamo che l'intuizione che ha avuto in Alpi si può dire che sia un'idea vincente. Assolutamente sì, perché appunto come sul latte, che è un prodotto altamente deperibile, ancora forse di più della frutta, attraverso la produzione di polvere di latte si è data una vita di oltre 2 anni, anche sulla frutta con questa produzione, con questa trasformazione c'è la possibilità di utilizzare l'albicocca, se ben trasformata, per 365 giorni all'anno, così come il piccolo frutto, così come la pesca e tutte le altre cose.